Ciao a tutti amici, bentrovati, benvenuti da Musical Store 2005. Scusate, intanto tocco il computer, ma perché sto guardando se è tutto a posto. E sono qui ospite, come dicevo, di Musical Store 2005, insieme a Donato, che mi sta guardando con l'aria come per dire sto sentendo lo stesso suono uscire da due tastiere con un nome diverso. Praticamente. Sì, fondamentalmente sì, nel senso che sono identiche dal punto di vista, così diciamo, almeno quello che stiamo sperimentando noi è che dal punto di vista, per esempio, del piano, del suono del pianoforte, dei suoni che sono contenuti anche nell'RD08 e quindi sono in entrambe le tastiere, sono identici, suonano nello stesso modo, siamo allo stesso volume, siamo con tutta la stessa situazione. La tastiera è la stessa. Nel senso che è proprio la stessa, ha questo ivory feel, come si dice, cioè questa porosità, diciamo, dei tasti un po' finta, ma comunque funzionale, nel senso che dà una sensazione un pochino più, ricorda vagamente l'avorio. Le casse hanno la stessa potenza, sono identiche, abbiamo controllato, quindi le cose che ho detto nell'altro video sul mio ricordo così più performante erano assolutamente fasulle, nel senso che anche questa c'ha quella dote così nello spazio abbastanza importante che hanno questi strumenti qui. Stavamo provando, adesso faccio un giro dei suoni per farvi sentire gli stessi, diciamo, suoni suonati in entrambi. Questo è il Mark I, quello che mi piace dei due EP. Vale anche per alcuni con gli effetti, tipo questo. Scusate. Sono praticamente identici. Abbasso un po' il livello perché ho l'impressione di saturare. E questo vale più o meno per tutto, tranne che per la quantità, però, di suoni. Nel senso sia della quantità di suoni che la quantità di categorie di suoni, sia per quello che riguarda alcune possibilità che ha Roland RD88, cioè ha per esempio dei chiamiamoli ritmi, una volta si chiamavano così sulle tastiere di una volta, ha l'opportunità di pilotare una DAW sul computer, mentre questo non ha le stesse possibilità, questo ha il metronomo, questo invece ha il song rhythm, nel senso che appunto ha questi pattern ritmici e l'opportunità di, insomma, le opportunità sono leggermente avanzate qui da alcuni punti di vista. Tra le altre cose, il ricordo che ho io è anche di gestione a pannello di alcune cose, come gli effetti, cioè c'è una separazione che qui non c'è tra quello che è il mixer, diciamo, dei vari suoni delle due tastiere e l'opportunità di controllare gli effetti. Qui per fare le due cose bisogna, diciamo così, decidere che cosa si sta controllando, mentre qui ci sono tutte e due le opzioni già a pannello. Qui ci sono 5 categorie di suoni, quindi abbiamo praticamente 10 invece. Possiamo, diciamo così, entrare più facilmente in contatto con quello che stiamo facendo dal punto di vista proprio pratico, ma dal punto di vista sonoro, come avete sentito, la potenza, la resa è la stessa. In entrambi i casi abbiamo l'opportunità di farci comunque dei suoni abbastanza importanti dal punto di vista per essere uno stage piano, nel senso dal punto di vista della complessità. Ci sono tre suoni, diciamo, che possiamo sovrapporre, che sono up 1, up 2 e low. Questo ci permette di splittare la tastiera, avere due suoni qui e un basso qui, per esempio, come spesso si cerca di fare. Tante sono le opportunità. Questo è un video di confronto. Confronto nel senso che cosa, quale devo comprare, perché poi è quello il problema. La differenza di prezzo non è molta, quindi si tratta, anche perché sono molto simili, qui si tratta anche di capire qual è l'esigenza, diciamo così, appunto, come dicevo,
sonora, perché? Perché in entrambi i casi si possono scaricare all'interno dei pacchetti anche di pianoforti diversi da quelli che ci sono, da quelli che sono inseriti, però c'è l'opportunità, qui è proprio sonora, qui abbiamo 3000 suoni e qui ne abbiamo 500 se non ricordo male, o 1000, una cosa del genere, forse 500 addirittura, e effettivamente scorrendo i suoni mi rendevo conto, già solamente per quello che riguarda il fatto che ci siano categorie in più, che cioè, sono delle comodità in più. Se vado sui pad, ho i pad, qui se devo andare sui pad, o vado sui synth, o vado sugli others e sono suddivisi fra quelle due categorie. Insomma, ci sono un po' di cose che sono così, un po'. Tutta la parte che riguarda gli effetti, come dicevo prima, è a portata di mano. E questo sembra una stupidaggine, ma in realtà è molto importante perché qui dobbiamo fare un po' di magheggi per lavorarci. Qui invece dal vivo ti ritrovi a poter gestire le cose in modo più veloce. Entrambi hanno l'ingresso microfonico con gli effetti da inserire sul microfono. Entrambi hanno l'ingresso di linea. I due pedali sono praticamente identiche. Hanno, come ripeto, delle opportunità in più. Ora, dipende anche da quanto vi interessi avere la quantità di suoni che c'è qua. Certo, la quantità di suoni che c'è qua, cioè per dire, adesso vi faccio un esempio, qui ci fermiamo, i pianoforti, a un certo punto arrivo a RD1000, qui, che come sentite sono identici. Però qui se vado indietro avevo molte più cose che qui non ho, tipo qui avevo quest'altro piano che qui invece non ho. Se vado avanti ne trovo, ho finito a 12, sono arrivato e qui invece se vado avanti sono già molto più, sono a 30, arrivo fino a 35 e ho molte più opzioni. Ora chiaramente non so come dire. Questo non fa una differenza enorme, però mi trovo già con una serie di opportunità che riguardano anche alcune patch che vedo che sono molto più complesse. Io questo qui avevo già fatto un video di questo qua. Effettivamente c'erano già delle patch fatte che erano intelligenti, funzionali e abbastanza utili. Questo è proprio così, base, però non lo so perché, ma in qualche modo mi intriga perché sto acquistando proprio la base, non so come dire, l'essenziale. Vero è che la differenza di prezzo è minima, quindi se la differenza fosse maggiore, allora probabilmente il senso di prendere uno o di prendere l'altro sarebbe più chiaro, no? Avremmo più le idee chiare. Sono belli entrambi. La sensazione è solo che questo, non lo so perché, ma sotto le mani il tasto di questa, adesso non vorrei dire una cosa strana, però perché abbiamo guardato sulla scheda e sono identiche le tastiere, però qui ho una sensazione un pochino più piantata per terra dal punto di vista proprio della risposta della tastiera quando colpisco il fondo, non so come dire. Adesso rimetto un pianoforte, diciamo, tradizionale. Anche qui i tasti, non lo so, qui mi sembrano un po' più ballerini, ma ora ripeto, in realtà è estremamente piacevole anche questa. Questa sembra un pochino appena appena come se ci fosse, non lo so come dire, come se fosse più stabile. Ma è una cosa veramente minima, non so neanche perché mi fa questo effetto. È talmente minima la differenza che non la riesco quasi neanche a descrivere. Quindi insomma, faccio un esempio, se io vado sugli strings qui, e sui synth qui o sugli other qui, in questo caso per esempio la differenza si vede tanto, no? Qui ho questi,
questi e poi passo quasi subito a quelli synth. Sono bellissimi, però siamo già lì. Qui inizio. Ne ho molti di più. Prima di arrivare a quelli synth. Ecco, ce n'erano altri 4 o 5 prima di arrivare al successivo di questi. È una riduzione questa di tutti i suoni, probabilmente quelli che hanno reputato più utili, più interessanti, però essendo entrambe, come dire, condivisibili con il mondo dello Zen Core, o come dico sempre, come viene chiamato l'ecosistema Zen Core, credo che si possano inserire suoni che si trovano senza problemi, quindi non so fino a che punto ci sia differenza. Qui abbiamo molti più slot, quello sì, per inserire suoni, qui meno, però insomma le opportunità ci sono in entrambi i casi. Esatto, credo che non ci siano proprio differenze. I suoni che si chiamano nello stesso modo sono esattamente la stessa cosa. Ora dipende dalla dinamica. Ripeto, l'unica cosa è questa sensazione un po' più stabile, ma non vorrei che fosse il mio cervello a farmi uno scherzo, ma anche di risposta dinamica. Adesso proviamo un'altra volta con il pianoforte. Magari anche la curva dinamica che... No, esattamente identico. Niente ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Donato, ringrazio Musical Store 2005 per l'accoglienza come sempre. E se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com, dove trovate tutti i video divisi per categorie, per tipologie di tastiere, e tutta la mia musica, i miei libri, tutto quello che ho fatto. Se vi interessa, mi fate un favore, iscrivetevi al canale, perché il 90% di quelli che guardano i video non sono iscritti, quindi se vi iscrivete mi fate un favore. E io adesso metterò i link sotto, qui sotto in descrizione, di tutti questi prodotti, compreso questo basso appena arrivato, questo Squier Jazz Bass 5 corde, molto bello devo dire sotto le mani, e metterò i link. Se passate da quei link, date anche in questo caso, date una mano al mio canale. E io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio ancora Musical Store 2005, ciao ciao, ci vediamo sabato prossimo.